Non è stato propriamente un fulmine a ciel sereno. Arriva a un punto di penalizzazione al Brindisi da scontare durante il campionato appena iniziato e l'inibizione del presidente Umberto Vangone per 6 mesi. La sezione disciplinare del Tribunale Nazionale Federale ha comunicato ufficialmente martedì 29 settembre il provvedimento alla società. In realtà, dopo quanto accaduto la scorsa stagione, si attendeva solo l'ufficialità di una notizia già nell'aria e scontata. Pare infatti che una prima comunicazione fosse stata già inviata alla società nei mesi scorsi. La contestazione sarebbe relativa alle vertenze presentate dall'ex tecnico Massimiliano Olivieri per una parte delle spettanze, poi saldate, che si riferivano anche al campionato di eccellenza. Pare che alla soluzione della vertenza la società non sia giunta nei tempi stabiliti, tanto da far scattare la penalizzazione di un punto. La società presenterà nelle prossime ore ricorso avverso la decisione del Tribunale federale. Non è escluso che possa arrivare un'ulteriore penalizzazione relativa anche ad altre vertenze. Olivieri, tra l'altro, qualche settimana fa sarebbe stato anche ascoltato dalla Procura federale e invitato a presentare la documentazione degli avvenuti pagamenti. Ora si prepara il ricorso per evitare una partenza ad handicap di una squadra che sul campo è partita con il piede giusto. Vangone, inibito per 6 mesi e non potrà esercitare il ruolo di presidente, ma è molto probabile che lascerà anche la carica di amministratore, che potrebbe essere ricoperta dall'advisor Gino Montella.